Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox. Lo so, siamo a settembre, ma la Degustabox è quella di agosto, semplicemente perché mi è arrivata a settembre. Quindi voi vedete il video oggi, però in realtà si riferisce alla Degustabox di agosto. Se non sapete che cos'è, potete andare a vedere sotto in descrizione perché vi ho lasciato tutti i riferimenti. Comunque è una scatola, diciamo così, a sorpresa, contenente prodotti alimentari sempre diversi tutti i mesi. Costa 15 euro al mese, però i prodotti che trovate dentro superano ampiamente il valore, quindi alla fine diciamo che c'è un risparmio, c'è un guadagno. Ma basta con le chiacchiere e andiamo subito a vedere cosa c'è dentro. Vi faccio vedere la scatola velocemente perché è pesantissima, eccola qua, l'ho già un pochino aperta perché ero curiosissima, però adesso andiamo a vedere insieme tutto quello che ho trovato. La prima cosa è una bevanda alla menta, è questa qui. È praticamente fatta con ingredienti naturali ed è una specie di Red Bull però con ingredienti naturali. Infatti c'è un volantino all'interno della scatola, che è questo, in cui viene proprio spiegato che cos'è. Praticamente è una bevanda fatta di alimenti naturali che viene utilizzata per, diciamo, aumentare la resistenza allo stress e la concentrazione. E c'è proprio l'elenco di tutto quello che è contenuto. Quindi c'è zenzero, tè verde, olivello spinoso, papaya, mate, limone. E poi c'è una pianta dal nome impronunciabile, tipo ashwagandha o qualcosa del genere, e dice qui che è una delle piante più potenti curative utilizzate dalla medicina ayurvedica. È considerato un rimedio per proteggere il sistema immunitario, migliorare la memoria e la concentrazione. Quindi, ragazzi, in una lattina c'è un concentrato di salute praticamente. Comunque lo proveremo e vediamo com'è questo prodotto. Poi, dentro c'era una confezione di focaccelle integrali. Ora, qui io devo fare una piccola nota. Se seguite il mio canale sapete benissimo che io sono di Genova, quindi io questa roba qui solitamente non la mangio perché a Genova abbiamo la focaccia, praticamente in ogni angolo della città c'è un panificio, focacceria, è squisita, è fresca, quindi io sinceramente queste cose non le ho mai comprate, però devo dire che mi hanno sempre incuriosita tantissimo, anche perché sono piccoline, confezionate, quindi si possono portare magari anche nella borsa per uno snack veloce e quindi sicuramente queste le proverò, soprattutto perché sono integrali, quindi a me le cose integrali piacciono tantissimo e questa è una cosa comunque gradita e magari chissà che io non scopra qualcosa di veramente ottimo, non lo so, vedremo, vi saprò dire. Poi andiamo avanti, c'era questa confezione di drink al riso Venere della marca Gallo. Questo qui è praticamente una bevanda a base di riso, però di riso Venere. Queste sono cose che non ho mai provato e sono veramente curiosa di provare. Io l'unica bevanda alternativa, diciamo così, al latte che ho provato è stata la bevanda di soia e quella devo dire che mi è piaciuta tanto anche perché ho preso quella un pochino aromatizzata alla vaniglia, che è veramente buona. Questa è una cosa che io non conoscevo, però perché no? Sono curiosa, mi attira. Poi all'interno della Degustabox c'erano questi mini estate che sono praticamente quelli da andare a mettere in freezer e poi diventano dei ghiaccioli a base di estate. Sono cose anche queste che non ho mai provato, però questa è l'occasione giusta per farlo. Non so, questo è al limone, questo è alla pesca e non so come potrebbe essere un ghiacciolo con, diciamo, il gusto di tè, però è una cosa che comunque mi incuriosisce, quindi sicuramente questa la proverò, la vado a mettere in freezer e la proviamo. Poi c'erano due confezioni di patatine, penso che siano, a base di rosmarino, direi, no, erbe mediterranee, scusate, non rosmarino, a base di erbe mediterranee, ce ne sono due e sono della Tuc, queste qua. Io i tuc una volta li mangiavo, poi ho smesso di mangiarli perché ho cambiato un po' la mia alimentazione, però sono quelle cose sfiziose che secondo me quando ce l'abbiamo in casa poi alla fine le mangiamo e sicuramente sono buone, sono sicura che queste sono buonissime, che mi piaceranno. Ce ne sono due confezioni. Questa Degustabox è veramente ricchissima perché ci sono un sacco di cose. Ci sono due succhi di frutta, cioè due confezioni di succo di frutta, uno all'albicocca e uno alla pera, questi qua della Zueg. Questi sono buonissimi perché questa marca comunque è ottima, quindi su questo non c'è molto da dire, sono succhi di frutta buonissimi.
Poi finalmente avrò l'occasione di provare questi, i pronti al vapore Valfrutta. Questa è una cosa che mi attira da tempo, però alla fine poi non l'avevo comprata. E adesso finalmente li potrò provare. Sono molto attratta io da queste cose. Questo in particolare è quinoa, riso rosso e bulgur, spero si pronunci così. E, insomma, sono veramente attratta. Sono facili da preparare perché comunque qui c'è scritto che in 2 o 3 minuti in padella o nel microonde sono pronti. E sono veramente molto molto curiosa. Questo tra l'altro ha l'aggiunta di pomodori e olive verdi, quindi sicuramente è un piatto sfizioso. 100% vegetale, cotto al vapore, senza conservanti, quindi insomma un piatto sano da provare. Poi ci sono 2 confezioni di micro confetti di chewing gum Vigorsol alla menta e alla menta forte, eccoli qua, tutte e due, e questi sono veramente comodissimi da tenere in borsa, quindi questi sono super graditi perché veramente sono cose che nella borsa io di solito tengo sempre. Poi, queste sono buonissime, sono le barrette della Kellogg's e sono in questo caso cocco, cacao e anacardi. Ottime, io queste cose le mangio sempre volentieri perché mi piace tantissimo la frutta secca, quindi a me barrette, cose simili a base di frutta secca di solito mi piace. E effettivamente queste io non le avevo mai provate, queste sono alle proteine con frutta secca e semi di crema di mandorle, deve essere una cosa ottima veramente, comunque gradite, gradite, gradite. Poi ci sono 2 confezioni di salse, allora maionese e ketchup, eccoli qua, con il famosissimo personaggio, questo qua sulla confezione, adesso mi sfugge il nome, ho un lapsus, vabbè, comunque lui. Molto carine queste confezioni, io devo dire la verità che non uso questo tipo di salse nel ketchup né la maionese, però la maionese la posso dare a mia mamma così mi fa l'insalata russa e siamo a posto. E questa qui di ketchup sicuramente troverò qualcuno a cui regalarla, qualcuno che gradirà comunque avere in casa questo tipo di salsa, di condimento. È veramente carino il packaging, è veramente molto carino, mi piace molto. Poi andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Ah, ecco, la confezione multipack di taralli. Io questi li adoro, io li adoro. Una volta io non li conoscevo, poi ho conosciuto il mio compagno ormai 21 anni fa, comunque mio suocero che è pugliese mi ha fatto conoscere questo prodotto che sono i taralli e io da allora praticamente non me ne sono più distaccata perché adoro i taralli, quindi veramente devo ringraziare mio suocero perché me li ha fatti conoscere, perché è una cosa che io adoro con tutta me stessa. Qui abbiamo 10 buste di mini pacchettini, diciamo, di taralli, quindi me li posso anche portare dietro. E l'ultima cosa che vi faccio vedere che era all'interno della Degustabox è questo, che praticamente vi racconta un pochino qual è il tema della Degustabox, perché comunque a volte c'è un tema, a volte no. Questa volta il tema è rientro a scuola o in ufficio dopo le vacanze, quindi ci sono anche una serie di consigli per affrontare il rientro, una serie di snack suggeriti appunto per avere più energia. Poi c'è il concorso blogger, quindi vi basterà fare una foto con la Degustabox, pubblicarla su Instagram e potete anche vincere dei premi. E poi dietro ci sono tutti i prodotti che voi avete trovato nella Degustabox, quindi ogni prodotto con il dettaglio, con gli ingredienti, come utilizzarlo al meglio, quindi insomma c'è anche un minimo di spiegazione. Ragazzi, questi erano tutti i prodotti della Degustabox. Fatemi sapere nei commenti se vi attira questa scatola. A proposito, in info box trovate anche il codice sconto, perché se per caso volete provarla potete prenderla al primo mese a 9 euro anziché 15 euro, quindi potete farvi un'idea. Tenete presente che comunque il valore dei prodotti supera ampiamente quello che voi spendete, vi fate un'idea e secondo me è veramente carino perché tutti i mesi vi arrivano a casa prodotti nuovi, prodotti comunque particolari che magari, non so, magari non avreste comprato al supermercato, però comunque avete l'occasione di assaggiarli. E poi il pacco a sorpresa, veramente meraviglioso. Mi fermo ragazzi con questo video, vi invito ad iscrivervi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.